Ecco qui la famosa macchina che raccoglie le nocciole. Ecco qua la macchina, il tubo e poi il contenitore dietro che le stocca lì, le sistema lì e poi dopo li svuota. Ecco la macchina, adesso parte. Vedete quel pantografo lì con la ruota sulla destra che serve per buttare le nocciole sotto a questa macchina che raccoglie. Ecco lì che è partita. E adesso, io non l'avevo mai vista, sapevo l'esistenza ma non l'avevo mai vista all'opera. Eppure abito in una zona di viti, di vigne, ma anche di nocciole ultimamente, però non l'avevo mai vista in funzione. Ah, guardate che bel lavoro. Si capisce che una volta si faceva tutto a mano, era gente, e quindi era tutto un po' un problema. Adesso guardiamo un po', entra. Ecco qua dove butta le nocciole, vedete? Le raccoglie davanti e il tubo le porta dentro. Polvere ce n'è, ragazzi, però abbiamo la mascherina tutti e due, non tanto per il Covid quanto per questa polvere che d'altronde lavora a terra, però l'aria la spinge in là e quindi povero trattore che ha il raffreddamento d'acqua. Ma mi diceva Vittorio che ha un filtro davanti al radiatore che praticamente filtra quasi tutto, perché sennò dovrebbe fermarsi perché l'acqua andrebbe sovente in ebollizione. Ottimo! Come vedete a terra ne rimangono veramente poche, c'è qualche nocciola spaccata, però di intere sostanzialmente no, perché lui passa poi una volta sul lato sinistro in questo caso e la volta il ritorno sul lato destro, quindi praticamente lascia poi tutto il noccioleto completamente pulito. Sì, ne rimane qualcuna ma veramente poche. Però mi diceva, questo qui è un noccioletto giovane, che comunque nei noccioletti, quelli che sono già un po' in età, quindi hanno una produzione sicuramente molto più alta, passa due volte. Qui non credo, mi pare di aver capito che passa una volta sola, perché come vedete di là ci sono ancora, ma perché deve ancora passare, vedete? E quel soffiatore serviva appunto per quello, perché lui le sposta, metà vengono di qua e metà se ne vanno di là. Non so se sono stato chiaro nella spiegazione. Ecco lì, sta passando adesso al ritorno, in questo caso sul lato destro, in questa posizione. Prima è passato sul lato sinistro, nell'altro in un senso, adesso sta ritornando indietro, quindi con due passate sostanzialmente lui pulisce le due file di nocciole. Poi ovviamente guarderà a lavoro completato, ma questo è un noccioletto abbastanza recente, abbastanza giovane, e quindi da cosa ho capito passerà due volte solo, cioè una volta in un senso, una volta nell'altro. Invece nei noccioletti, lo ripeto, che invece hanno più anni, quindi hanno una produzione maggiore, passa due volte.
Vedete che polvere ce n'è, comunque. Se la vendessero a chili, qui c'è da farsi i soldi, perché ce n'è veramente tanto. Vabbè, perché non piove, quindi è un casino. Poi è una macchina che fa, che sposta, è tutto asciutto, e quindi è evidente che è più complicato. Ecco, siamo ancora a qualche ripresa qua e poi dopo vi faccio vedere che svuota quel cassone e lo mette sul rimorchio. E poi così per oggi abbiamo completato questo video. Passiamo alla fine di agosto, lo pubblicherò appena riesco, con qualche giorno, penso un paio di giorni. Ecco, vediamo ancora un attimo, mi sposto, non so se riuscite a vedere in mezzo a questa polvere. Ecco qua una manciata di nocciole tonda gentile delle Langhe. Qui non siamo nelle Langhe, qui siamo al confine tra Monferrato e Langhe, però viene ancora considerata tonda gentile e quindi diciamo che è ancora un territorio che può fregiarsi di questo titolo, quindi le nocciole hanno un prezzo superiore rispetto al resto di altri territori, almeno così ho capito. Ecco, questa è la macchina vista da fermo, senza polvere e senza frastuono, perché è evidente che il rumore c'è. Una Fachmann, no? Giusto? Sì. E qui Mac 1800. Ah, ok, per capire. 1800 sarebbe una larghezza, un metro tanto, ho capito. Perché vedo che anche il sollevamento, cioè, pesa, perché le ruote sono ben piazzate per terra. Infatti ho dovuto aumentare un pochettino la pressione dei pneumatici anteriori, perché sennò schiacciavano troppo. Ah, ecco. Comunque fa un bel lavoro, Sì, ci guarda, tanto lavoro. È sicuramente meglio che raccogliere a mano. Lo dicevo prima agli amici, un tempo si faceva a mano, io ricordo. Poi questa, diciamo che è già una bella macchina, però adesso ci sono le semoventi, aria condizionata, non fa bisogno di usare Vabbè, mascherine. Costeranno anche un po' di più, sicuramente. Anche se qui c'è già l'aria un po' filtrata, però la polvere entra comunque. Cioè, da qualsiasi buco ho provato a chiudere con della gomma piuma, non entra lo stesso, la polvere si infila dappertutto. Comunque è una bella macchina e fa un bel lavoro, perché di fatti guarda che non ne lascia indietro molte. Sai qualcuna da dove salta via dalle... Ma saltano via quelle vuote. Io ho pensato che fosse quella, perché erano troppo leggere, qualcuna, perché sennò guarda che è quasi pieno lì, saltano via le più leggere. E difatti io queste qua che sono proprio sta baracca lì, sì. No, che poi baracca non è, perché no queste sono vuote sicuramente. Ah, ho capito. Ecco qua quel muletto che traina il trattore, il rimorchio, dove verranno poi caricate le nocciole. Ecco questo strumento che ha fatto Vittorio per agganciare il timone dei vari rimorchi, per non dover attaccare e staccare sempre dei trattori, anche se ne ha 4 o 5, però così è più tranquillo. Ecco qua, adesso alza questo brentone, noi lo usiamo dalle nostre parti per caricare l'uva, qui invece lui lo utilizza per le nocciole. Ne stanno circa 4 quintali di ecco qua
Ecco fatto, si risolleva, si allontana, rimette il tubo e niente. E qui c'è il primo carico di nocciole, il terzo e il quarto della giornata, che è il primo che sono venuto a riprendere. Ciao a tutti ragazzi, buona giornata, ciao!